l'obiettivo principale di chi detiene il potere è che le masse siano infelici e passino il tempo a inseguire denaro, comodità materiali prevalentemente, ma con una serie di difficoltà create d'arte. Perché? Perché la persona felice non è una persona condizionabile. La persona serena, felice di quello che ha, non la mandi facilmente in guerra convincendola che c'è un nemico come l'ISIS, perché quella ti dice: ma io sto tanto bene qua, ma perché devo andare a fare la guerra a quelli? La persona felice non la corrompi e gli fai commettere delle illegalità per avere più denaro, perché è già felice. Quindi dice: scusa, ma di fronte alla proposta di corruzione dirà: guarda che io non ho bisogno di denaro in più, sto bene così e voglio vivere nella legalità. La persona infelice è una persona controllabile.